sul mare, guardate, qui abbiamo un tema che è quello del porto, in questo caso del porto commerciale, del turistico, porto turistico che è inchiodato lì, bloccato ormai da anni, e non si vede la conclusione di questo intervento. Ora non possiamo continuare in questo modo. Quest'anno è un anno decisivo, è l'anno della scadenza contrattuale da parte del concessionario, che è la regione, nei confronti dell'ATI, cioè nei confronti dell'azienda che ha vinto allora la costruzione del porto. Ora noi lo diciamo con grande chiarezza: o si inizia e si porta a termine con grande equilibrio e migliorando complessivamente l'intera area, oppure se ne devono andare definitivamente. Se ne devono andare definitivamente. Se ne devono andare, perché così non può rimanere un pezzo di territorio importante come quello, perché quella è una grande risorsa, perché quello è altro lavoro, perché quello è altro sviluppo, se riusciamo a farlo con senso, con capacità appunto di portare avanti l'uso delle nostre risorse.